verso le 4:30 e sto facendo due passi per andare a prendere il treno in stazione qua a Vige. Vigevano Milano, Milano Verona, Verona c'è la navetta e si va al Vinitaly. È così presto, è così presto che pure in corso Genova non c'è nessuno. Arrivati a Verona, siamo già dentro, qua siamo al Sole Agri-Food, che è una fiera nella fiera, praticamente la parte food del Vinitaly. Buongiorno, tutto bene? Arrivati, arrivati. Di tenerlo un pochino sollevato dal metallo, dall'alluminio della teglia, e in più di rilasciare tutti gli oli essenziali durante la cottura, e quindi questo creerà maggiore aromatizzazione del galletto. Quindi noi che cosa avremo alla fine? Avremo un galletto che è stato protetto nella camera di cottura. Quindi noi adesso andiamo a cuocerlo normalmente senza aggiungere sale. Perché non aggiungo sale? Perché il sale fa tirare fuori l'acqua, e noi invece vogliamo preservare questa caratteristica delle carni del nostro galletto. La preserviamo appunto evitando ogni salatura. In più l'erbe aromatica. Però per domani noi ci dobbiamo preparare il cartello con scritto una foto 5 euro. Perché qua sono pieni come gli orsi. No, beep. Ah, stai registrando, scusami.
Oh! Siamo top! Occhio, 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 occhio! Madonna, oh, benedetto. Siamo messi come? No, ma sai che non ci stai dentro nell'inquadratura, figa? Allora, ieri quando ho fatto il giro con Roberto, ciao, mi ha chiamato The Shark. Che The Shark, perché si vedeva solo la pinna. Vai avanti. Si vedeva solo la pinna. Come la pinna? La pinna. I capelli. La pinna. Sì. Eppure oggi abbiamo finito la battaglia e stasera abbiamo servizio all'Arena di Verona, quindi mo si caricano i gelati che molto molto diligentemente ho preparato oggi e se ne andiamo. Com'è, sono duri? Adesso andiamo, sì. Quello sopra il primo in alto com'è, si è indurito? Adesso vediamo, gelato all'olio. Era l'ultimo che ho fatto. Frate, ti vedo messo bene. Bene. Bravi, meglio del prima. E boh, più di prima. La dai. Ragazzi, mica ho sputato il sangue a fa sto gelato. Forza ragazzi. Allora dove la devo mettere? È troppo simpatico. Dietro di lì? Camera. Dove la metto? So come fai a scendere tu, perché dobbiamo scavalcare la ringhiera e fare un salto di 2 metri. No, davvero, Fabri, tu devi andare di là a piedi. Dai, c'è un po' di casino. Allora dove me la fai mettere, zi? Ma sto baluba con sta Mercedes chi è? Già. In retro, ho detto. Ma in retro poi abbiamo la parte dove escono loro che è stata. Senso vietato comunque così. Mettere chiaro. Fabri, facci vedere il punto e virgola. Vuole questo? Questo ha messo? Siamo mobile. Lo vedo bene da giù adesso. Ah, dove siamo? Siamo a cucinare dentro l'arena. L'arena di Verona, sai? Eppure questa. Allora, gli storpi, i ciccioni e quelli che hanno problemi ad ambulare dalla parte di qua. Quelli che non gli interessa a fa salto della quaglia, li mettiamo di là. Dai, deporta. Avete finito qua che devo chiudere a chiave? C'è roba ancora. Porca mia. Ciao dottor, tutto bene? Tutto benissimo. Siamo venuti dalle vostre parti a fare casino anche qua. Occhio sempre a passarsi, dai, perché. Allora, in pratica stasera siamo a cucinare qua dentro l'arena di Verona. È il penultimo giorno di Vinitaly e stasera tocca a noi. Adesso soprattutto bisogna cercare di capire come fare ad entrare all'Arena di Verona, perché qua pare che sono tutte porte, però sono tutte pure chiuse. Eccolo qua, c'è lo sciancatello che è stato abbandonato. Su Facebook come punto di regola. Il sciancatello ti hanno lasciato indietro. C'è un fretta ad andare a lavorare questi. Noi qua davanti al Colosseo. Noi siamo venuti solo per fare le foto. Ho già fatto 10 euro di mance. Sì. Adesso poi te ne arrivano 280, mi sa, di mance. Praticamente hanno messo una specie di ristorante di cristallo all'interno dell'Arena di Verona. Che figo. Impressive, eh? Vabbè, ma Paoletto dove sta? Paoletto Forcia, stiamo qua a casa sua e dove sta lui? Non si capisce. Guarda, vedo uno dietro le sbarre. Forse l'avranno sequestrato. Bloccato dalle guardie come... Io penso che l'hanno sequestrato. Pure stavolta tocca andarla a prendere dietro le sbarre. Ah, signore.
Vediamo, ecco, vediamo un attimino. Vediamo un po'. Vedi che il pe... Ma sti tre chi sono? Pessimo elemento. Ti sei fatto bloccare dalle guardie? Sì, mi sono fatto bloccare. Adesso cosa facciamo? Ma lo sai perché? Perché tu c'hai questa faccia qua che pare uno dell'ISIS. Lo so. E allora ti bloccano. E allora ti bloccano. Lo so. Andiamo, sì. Un blocco. Ma hai visto? Sai, non ci stai mai dentro nell'inquadratura. The Shark. Ascolta, Shark. Ma hai visto che bordello qua dentro? Che? È proprio bello, eh. Però la potevano togliere sta gru per vinita le cacchio. Dai, puoi fare le cose fatte bene. Proprio veronesi. Cacchio. Veronesi. Guarda che casino. Cioè noi praticamente lì poi scatta il servizio, però noi cuciniamo sotto, dove ci stavano una volta le tigri, le ho i leoni. Ho visto prima la diretta streaming. Hai visto la diretta streaming? Sì, la sua. No, la sua. Eccala, già fatto il danno. Mamma mia. Sai quanto costa una luce del genere? Eh? No. Sono 5,16 euro, l'hanno presa dai cinesi. E niente, stasera... Ci siamo carichi. Quanti siamo in cucina? Noi saremo un quintordici. Finiremo verso le 20, manca 20 e un quarto più o meno. Sì. Oh, è la prima volta, ragazzi, che manca il divo. Il mamma super mia, come ha fatto a bucare? Come ha fatto a bucare questa evenienza? No, non si capisce. Forse siamo sicuri che non arriva all'ultimo con l'elicottero. Potrebbe che arriva con l'elicottero. Come mai, sì, ragazzi? Guarda che la fuori l'hanno lasciata, se guardi bene. Ma l'avevamo fatta per lui. Sicuro. La pedana circelliana. Secondo me prima o poi arriva. Arriva. Al massimo facciamo copia e incolla, lo inseriamo. Salve, sono due allievi. Bene, quindi ti hanno subito oggi 8 ore. No, oggi neanche un'ora. Era l'altra classe allora. Che... Sì, oggi 8 ore con l'altra classe. Ah, boh, va andata bene allora. Andiamo, che sennò qua non mangia nessuno. Andiamo. Buon lavoro. Grazie. Qua c'è la zona. 270 coperti. E invece poi giù di qua be the wall. E giù di qua invece c'è la zona tecnica, dove mi cascano sempre i braghe mortacci. Ma non ti fa un po' impressione lavora qua sotto? Gente, guarda che cuore, guarda che bello, c'è tutta una regia. Guarda che spettacolo. Guarda. Mamma, che bello. Tutti. Buonasera. Co. Poi non è che mangiarla, assaggiarla. E qua c'è la cucina. E qua prosegue verso l'ignoto. Prosegue verso l'ignoto l'arena. E niente, tutto qua. Ci vediamo dopo. Dopo. Per oggi è un evento molto molto importante. Detto questo, spieghiamo bene il servizio. Il servizio sarà composto da un piccolo aperitivo, il drink da deciso a loro, voi dovete servirlo, ci saranno dei finger al vassoio in modo molto blando, è un finger a testa, non è di più, la gente deve essere attesa con solo accoglienza, non deve occuparsi, poi verranno qua al tavolo, si siederanno, le ostie li accompagnano e quando saranno tutti seduti comincia il servizio. Il servizio è tutto al piatto, si comincia con un antipasto, peli di storione che è un carpaccio, crudo, marinato nell'olio, accompagnato da un pan brioche tostato e una pallina tirata all'olio Casaliva, che è l'olio della Lucarna. Seguirà un risotto mantecato bianco con un cucchiaio di lucio alle erbe odorose e olio d'oliva sopra. E poi c'è la ricciola. Allora, il gelato sta già qui, non siamo forniti. È pronto qualcosa? Siamo forniti col dito. Ok. E basta. Questo facciamo caldo all'ultimo. Questo il pane lo facciamo caldo e il gelato. Che faccio? Lo dobbiamo finire. Questo lo mettiamo dopo, quando è caldo. Caldo. E l'ultimo mettiamo questo e il gelato.
Allora metti giù così il gelato, dove? Il condimento che cuoce e mettili qua. Sì, qui sono 96, quando hai fatto due pide hai 100. Poi per il baratto e non dentro nel pacchetto. Diciamo non è che mi è una cosa che appassiona, però questo non puoi fare un'altra cosa. Il problema sai qual è? Se poi piano. Non è tanto la punta. Se dovesse piacere nessuno. Vedi un po', non abbiamo visto. Thank you.
basta, anche per nove, complimenti. E ancora presenta Monica, è ancora presentativa di tutte le parti. Adesso abbiamo un altro obiettivo che sarà il cibo nostro in Sicilia, perché abbiamo una raccolta fondi per il Parkinson. Permettetemi di dire se quando l'Italia si mette insieme non ce n'è per nessuno. Bene, grazie, grazie. Fabri, l'hashtag è Finitali, abbiamo finito pure quest'anno. Finitali e Mangitali adesso. Dai, adesso è il momento di mangiare il personale, di farsi tutte le foto ricordo e... E poi bisogna cominciare a mettere via. Caricare i cani. Qua? Ciao, saluto. La pizza, via la pizza. Bene, bene. Pronti? Non la voglio. Ho bisogno di un pochino di saggezza. Com'era la filastrocca? Con il cielo con la pioggia, col sereno, anche oggi il giorno in meno. Con la puntini puntini tra le mani passerà anche domani.